for domande. All are welcome. Why not somebody ask from Bhagavad Gita, Prabhupada, and we follow way of Prabhupada or not? I like Prabhupada Bhagavad Gita. Delle domande dalla Bhagavad Gita, Gurudev dice da. Siamo così pronti! Così che possiamo capire se seguiamo la via di Prabhupada oppure no. Io ho una domanda sulla Bhagavad Gita. Il tuo accento non mi convince, di dove sei? yes, please. Una domanda sul Purusha. How many languages you know? Italian, very nice. My God. Like Italian. Italian, German, wow. French, my God, my man. Norwegian. I'm thinking about Purusha today, Gurudev. Yeah. And wondering if Purusha is masculine, enjoyer, where is the feminine? Lui si domanda se il Purusha è colui che gode, allora dov'è l'aspetto femminile? Do you listen? I will take the mic. Huh? It's okay. Do you listen? You want mic or? Yeah, continue. Yes, that's it or? That's it. Okay. No, something more. This is starting. Purusha we understand as enjoyer. Il Purusha che abbiamo tutti che è colui che gode. So the Krishna is considered the enjoyer, and this enjoyer, this is masculine energy. The universe is there for me to enjoy. Quindi Krishna è considerato colui che gode, quindi lui sente che l'universo è a sua disposizione per essere goduto da lui. So I'm trying to understand where is the feminine energy there, the Ladini Shakti, the pleasure giving potency. Quindi sto cercando di capire dov'è la Ladini Shakti, l'energia del piacere. What's missing in Krishna before Chaitanya? In realtà mancava Krishna prima di Chaitanya. It's the ability to be loving, to enjoy the position of loving like Radha. È l'abilità di essere amorevole, di essere nella posizione di dare amore come Radha. So doesn't this mean that in order for Krishna to enjoy, to be Purusha, he needs Radha? Quindi significa che Krishna, per poter gioire, godere, ha bisogno di Radha? That's my question. You are not Koshan. You are create the Koshan. Sorry. In realtà non hai fatto una domanda, ma hai creato il presupposto per poter fare una domanda. And this is the whole base of Shastra on this. E i Shastra sono basati su questo punto. The living soul has to understand Savior, Purusha. L'entità vivente per primo deve comprendere chi è il Salvatore, il Purusha.
Jesus the Father. Colui che Gesù chiama padre. It also Purusha. Anch'esso è il Purusha. And we say Adi Purusha. E noi lo chiamiamo Adi Purusha. So this Purusha is really Lord. Quindi questo Purusha è realmente, effettivamente il Signore. He is the real creator. Lui è il vero creatore. He is real savior. Lui è il reale salvatore. He is real father. È il vero padre. And without knowing him and believing him, there is no way out. E senza per prima cosa credere in lui, realizzarlo in qualche modo, allora non c'è nessuna via in realtà che possiamo percorrere. Per prima cosa ci deve essere questa realizzazione. And knowing needs relation. E per poterlo conoscere abbiamo bisogno di relazione. We cannot know anyone without relation. Non possiamo dire di conoscere realmente qualcuno se non ne siamo relazionati. And relation gives feeling. Perché è la relazione ciò che crea sentimenti. When the feeling comes. E quando ci sono i sentimenti. And increase the feeling. E questi si incrementano. Feeling is the bow. Il sentimento è il bow. And then we increase, this is Mahabhav. E quando questo si sviluppa al massimo diventa Mahabhav. So without feeling and feeling greed for increasing, there is no spiritual test and no spiritual. Quindi senza sentimenti e senza avere desiderio di sviluppare sentimenti, in realtà non c'è gusto nella vita spirituale. And feeling is the nature of Prakriti. E questi sentimenti sono la natura della Prakriti, provengono dalla Prakriti. And this, today Prabhupada say, I want to show you Prabhupada word. Oggi ho ascoltato delle parole di Prabhupada e le quali vi voglio mostrare. We are trying to be under the guidance of Radharan, Devi Prakriti. Prakriti means woman, and Devi, transcendent woman. And oh my God. Yeah, under the material energy, Goddess Kali, Durga, they are this symbolic representation of material energy. So those who are materialists, they take shelter of the material energy. And those who are transcendentalists, they take shelter of the transcendental nature. So those who are Mahatma, they take shelter of the transcendental Prakriti. So we have to render service to such person who is in under the protection of the transcendental nature. Again, this is important way. We are trying to be under the guidance of Radharan, Devi Prakriti. Prakriti means woman, and Devi, transcendent woman.
Qui non si sente nulla. No. Ma voi sentite? Noi non sentiamo nulla. No, niente. Ma penso che proprio non ci sono più, forse. Si vedono? Non sento niente nemmeno io. Ora non funziona quello. No, non ci sono nemmeno loro. Chissà una barzelletta. È soda. No, non le so io. Non so raccontare. Abbiamo perso la connessione con Vrindavana. Il problema è tutto lì. È una bella metafora. Però insomma si parlava del Purusha, la Parakriti. Cioè, secondo me queste cose qui andrebbero, non secondo me, cioè, io credo che per chi è nel percorso Raganuga Bhakti, questo tipo di meditazione sul Purusha, il goditore, il supremo, sia deleterio in realtà. Però se ha preso sta piega va bene così. Gurudeva. Senti, ce l'hai accesa? No, è se tu perché registri il mio. Puoi spiegare, Ramananda, meglio questa cosa perché per me è tutto abbastanza nuovo. Ecco. Questa cosa. Sono venuti. Ciao. E che parla? Ma voi sentite? Io non sento niente. Boh. No, è tutto intermittente. Chi è che parla, che dice che tutto è intermittente? Questo lo sento. Ah, Casturi. È tutto intermittente. Ah. Anche la mia voce è intermittente? No, a te ti sento bene. Allora è da Vrindavana che il segnale arriva. Tu viene di Vrindavana. Mi sa che manco se ne sono accorti che abbiamo perso il contatto. Boh.
Ramananda, mentre aspettiamo, posso chiederti, tu facevi questo commento, dicevi che chi è nel percorso della Raganuga Bhakti, perché in questo percorso è piuttosto sterile parlare del Purusha, del... Più che sterile è deleterio, perché noi dobbiamo, se siamo nel movimento di Mahaprabhu, ovvero sia, siamo qui per cercare di entrare nel sentimento delle mangiari, perché questo è il movimento di Mahaprabhu. Sì. Il fatto di stare continuamente a ricordarci l'un l'altro che c'è, che Krishna è il Purusha, il Supremo, l'Onnisciente, l'Onipervadente, l'Onnipotente, tutto questo è completamente fuori, ma proprio in maniera enorme dal percorso, perché in realtà, per chi è nella linea di Mahaprabhu, è Krishna che prega a noi di farlo incontrare con Radharani, è proprio il processo inverso, cioè bisognerebbe fare, anche se non è facile, cercare di scordarsi completamente questo fatto che Krishna sia Dio, la persona suprema. Cioè va bene all'inizio, però poi uno deve anche un po' approfondire, perché sennò si rischia di rimanere dei religiosi, secondo me anche scadenti poi come religiosi. Cioè. Scusate, io sono sempre polemico, questa è la mia natura, però... Adesso mi è più chiaro, sì, grazie. Scusa, non c'ho lui. Grazie. Ramananda, scusa. Scusa, ma forse la prima cosa da fare nella vita spirituale è capire chi è Purusha. No, certo. Perché se uno non ha capito quel passaggio lì, non intende. Sì, ma io sono d'accordo, però dopo 40 anni, capito? Io sono sì, ma forse c'è qualcuno che è di meno, o se. Non ha firmato con Krishna, come dice Gurudeva, 40 anni non sono niente. Grande Baba Jai. Sì, sì, hai ragione, sono stato inopportuno, è vero. No, anche a me mi scoccia da morire senti queste cose. No, se Gurudeva lo fa è perché c'è bisogno che lo faccia, non volevo... come si dice, siccome mi trovo in famiglia mi prendo la libertà di dire quello che penso, ecco. Se stavo in tribunale, come dice il grande Yaso, mi stavo zitto, però stando in famiglia così mi lascio andare alle mie considerazioni, ecco. Scusa, grazie Baba. No, scusa tu Baba, hai ragione. Bisogna, io stando vicino, Gurudeva lo ripete tutte le volte, finché non si firma con Krishna, firmare con Krishna vuol dire accettare che lui è il Purusha, che noi siamo i suoi servitori, ci poniamo in questo sentimento di servitore, no? Dove vogliamo andare? Siamo nella religione, non ci muoviamo. O no? Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Eccolo, è tornato. Jai. Lo vedo, non lo sento, ma lo vedo. Vrindavan Prabhu Mathura Prabhu. Aye, aap se kehna please. Ha? Beech mein wala to beech mein laga hua hai. Sab koi nahi chal raha hai, koi nahi chal raha. Nahi nahi, wo nita ko ka. Ha, wo koi nahi ja raha, wo bhi nahi aa raha. Ha, sab Maharaj wala. Bahut dan se nahi aa raha. मैं मतलब उसको कनेक्ट करता है वो लाइन दिखा रहे कि कनेक्ट करता है लेकिन लाइन नहीं आ रही मतलब वो अपलोड डाउनलोड कुछ नहीं होता आप आ जाइए तो और आप देखिए अगर कंप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा है ना बोलो कितना डालना है
When they will ask, then I can say nothing. But you say me what they ask. How I will know Italian? No, yeah, you were listening Prabhupada's words, Gurudev, that two prakriti are there. One is material prakriti and transcendental prakriti. And Prabhupada said we have to be under transcendental, which is... We have to decide. Quindi Prabhupada diceva che ci sono due prakriti, una è quella materiale, una è quella trascendentale. E noi dobbiamo, in teoria, dovremmo essere sotto quella trascendentale, che è quella di Radharani. E Gurudev dice, siamo noi che dobbiamo decidere. Easy to influence with material because we have material body. È facile andare sotto l'influenza di quella materiale perché abbiamo dei corpi materiali. We don't identify my soul and I don't doubtful, still not believe. So it's very difficult to understand that. Io ancora non credo nella presenza dell'anima. Perché non l'ho realizzata e quindi è molto facile andare sotto l'influenza della natura materiale. It's easy for me to go that way. Quindi è facile per me andare sotto l'influenza materiale, mentre andare all'interno. My circumstances and my time is more I put in material energy. Perché io dedico. Mi ritrovo in circostanze sempre che mi catapultano fuori e do le mie energie a ciò che è fuori. So Mahajan say we need association to keep myself with the person who is living in a spiritual energy. Quindi le grandi anime ci consigliano che dobbiamo avere l'associazione di quelle personalità che vivono nella energia spirituale. Yeah. Be an association of those who are in the spiritual energy. If not, then time is short. Like I fly to Italy, I have a time is short, and return ticket is also fixed. One day I have to fly back to India. Il nostro tempo è contato su questo mondo, così come io posso fare un viaggio in Italia e ho il biglietto di andata e ritorno, ho la data fissa di quando vado e quando ritorno. Allo stesso modo in questo corpo c'è una data fissa in cui siamo venuti e in cui dobbiamo andarci. And flight ticket date is also fixed. Come la data di un volo che è fissa. Airport is also fixed. L'aeroporto anche è fisso da dove devo partire.
Anche il fatto che se io non riesco ad arrivare in tempo perdo il biglietto, perdo il volo, è fisso. Ho un tempo limitato. So these are all fixed for the living the soul body. Il modo in cui io non lascio questo corpo. Sempre funziona allo stesso modo. No, c'era un incidente in Italia. Non è facile, bisogna stare con persone che hanno iniziato male, porta di lavoro, porta la maniera. Avendo anche sì, una doppia parla così, ascoltano anche lì. Ciao. You can talk with the mic. No, no, sì, no. With this. No, you don't. Che sembrerebbe che uno abbia una doppia vita, no? Hai il lavoro e hai delle. Relazioni, poi torni nella tua vita, hai delle altre relazioni. Questi, cioè, non ci avere delle associazioni proprio spiritualmente avanti, non abbiamo a che vedere. Io parlo sempre per me. Casturi, scusa, ma tu senti qualcosa? Io qui non sento niente. No, si sente molto, cioè, si sente quasi niente. La larghezza di banda di Salumarace basta, mi dà questa comunicazione. Quindi si sente pianissimo, è intermittente. Sento poco, quasi niente. Il segnale è molto debole. Adesso è uscito addirittura, non c'è. Sì, per sentire bene bisognerebbe che stessero alla stessa distanza dal microfono di Gurudeva, però capisco che non possono stare tutti addosso l'un all'altro. Anch'io l'ho sentita disturbata, devoti, boh. Ora nulla. Ma forse gli altri sentono bene, perché vedo che a lamentarsi sono solo gli italiani. No, no. Forse perché gli italiani sono più lamentosi degli altri, no, forse. Forse magari fanno meno finta di niente. Perché si sente malissimo. Adesso proprio niente. Esatto. Adesso è andato via. È andato via. Ramananda. Ramananda. Sì. Rade, Rade, ci spieghi tu il Purusha?
No, basta, non ne posso più, ma sinceramente basta. Mi voglio i soldi. Fallo per le new entry. Troppi anni a presto queste cose. Già dato. Baba, spiegaci la carbonara pure come si cucina, per favore. La carbonara? Non lo so. Onestamente non lo so. Però dice che si può fare vegano, anche senza carne. Esatto. Se no, allora insegnaci la scorciatoia, dai. La scorciatoia? Per cosa? Per il divino. Per arrivare lì dove sto parlando. Penso che la sincerità sia data per scontata, ma non è scontata, anche nelle relazioni tra di noi. Diciamo sempre quello che pensiamo, o la paura di ritrovarci soli ci fa tarpare le ali della sincerità. Io credo che se non partiamo da lì, tutto quello che costruiamo è molto artificiale, molto inconsistente. Ma si posso? Non sono in famiglia, ma... Chi parla? Uddhava. Addirittura Uddhava, wow! Il discorso non era di dire che Krishna sia onnipotenza, ma di dire che Krishna dipende proprio di Radha, e che per questo Radha è Radha che è l'onnipotenza, che Purusha dipende da Radha, e questo è il discorso. Sì, sì. Ok. No, ma io non contestavo te, Baba, no. Ecco, termini che ho sentito per troppi anni, capito? Mi sono entrati a noia, non so come dirti, un po' a nausea, ma tu non hai nessuna colpa, tu sei un grande Vaishnava, un grande filosofo. Il mio era uno non so trovare un sinonimo. Era uno sbuffo personale che non ha nulla a che vedere con l'argomento che trattavi tu, insomma. Ok. E per dire che sono d'accordo con te su questa questione di Krishna da 40 anni fa. Sono completamente... No, perché... Prabhu, ma tu senti? Perché noi qui non sentiamo niente. No. Molto diabile. Yeah. Rade. Yeah. Rade. C'è il Dharma, tu ci sei? Perché noi qui purtroppo non stiamo riuscendo a partecipare. Lo so, no, ci siamo, soltanto che il wifi non funziona. Ci stiamo provando a connettere con i telefoni, però va via in continuazione. Purtroppo è così oggi. Comunque adesso ti si sente molto bene. E in ogni caso, grazie. Come viene? Proviamo. Grazie. Quando si interrompe. So one question is there. What? Domanda. Sì, cambiamo discorso. E tanto si è interrotto. No, questa è un'altra. So I'm explaining Oriental and Occidental. Translate what is stopping, then you translate, not with old time. One second. One word translate. Okay.
quindi sto spiegando al riguardo dell'Oriente e dell'Occidente. And Sridhar Maharaj explained, Oriental to live in your soul consciousness. E Sridhar Maharaj significa che uno è in Oriente quando vive nella coscienza dell'anima. And living in body consciousness is oriented. Occidental. E spiega invece che quando uno vive nella coscienza del corpo lo definisce occidentale. I was in South America traveling and I listened that. Io ho ascoltato queste spiegazioni mentre viaggiavo in Sud America. And it very much helped me. E mi ha aiutato moltissimo. Why? Perché? Because this body brings us oxygen outside. Perché questo corpo ha la tendenza di portarci fuori. Come in Occidente. All senses bring me out. Perché tutti i sensi mi portano l'attenzione all'esterno. And soul is to be in a realization to grow, inner pastime to grow, inner circumstances to grow. Mentre la coscienza dell'anima significa avere l'attenzione all'interno di noi stessi per poter sviluppare e far crescere la meditazione su Lila. The bhakti question was this, that is very normal in Vrindavan, but when I go to Italy, it's very difficult to balance me in occidental foreign countries circumstances. Quindi la domanda di Bhakti riguarda che uno si sente molto a suo agio ad andare dentro a Vrindavana proprio quando uno si trova in Occidente, che magari deve lavorare, c'è più un conflitto su come bilanciare Oriente, Occidente, fuori con il dentro. Honestly, is my realization that when we develop relation with the soul to my yesterday. La mia realizzazione è che quando io sviluppo la mia relazione con la mia estadeva, qualsiasi cosa per loro, per lei, lui, is all devotion. Allora è devozione. And when I don't do this, naturally we go to occidental. Mentre quando le mie azioni non sono dirette e relazionate tutte quante alla mia stateva, allora sarò nella coscienza occidentale, ovvero nella coscienza del corpo, fuori. I have a house, I have a room. Io posso avere una casa, una camera. Not my house. Is a Radha Mohan house. Devo sentire che in realtà non è la mia casa, è la casa di Radha Mohan. My kitchen is Radha Mohan kitchen. La mia cucina in realtà è la cucina di Radha Mohan. This body is for Radha Mohan. Tutto questo corpo è per Radha Mohan. All the service A to Z is for his service. Tutti i servizi dalla A alla Z in realtà sono per il loro servizio. When I see to him and I do for him. Quando io vedo loro e faccio per loro. If I do for myself, for my sense enjoyment, to cover myself, then I have to suffer with that too. Se però io le mie azioni sono tutte rivolte a me stesso, allora poi ne dovrò pagare le conseguenze e devo soffrire. And this suffering comes in body. E questa sofferenza va al corpo. In my circumstances. Si trasforma poi anche nelle mie circostanze. And that's why? Because I have no relation and no love for the truth. Perché non ho relazione e non ho amore, quindi, per ciò che dovrebbe essere il mio obiettivo. I divide myself separate from him. E quindi creo una separazione, creo
come due entità, un muro con la mia sedera. Your thing is separate. E quindi sento che le mie cose sono le mie, sono appartengono a me, sono differenti, e le tue anche sono differenti, sono solo le tue. Faccio una divisione. Then Jesus said, in my name, you will use my flesh, eat my flesh, and drink my blood. E quindi Gesù ha detto, in mio nome voi mangerete la mia carne e berrete il mio sangue. Any son can do that for his father. Ci sono dei figli che sono capaci di fare questo con loro padre? Why he said this? Perché ha detto ciò? Because it's for sacrifice for us. Perché in realtà questo lui lo diceva dietro sarcasticamente, non so, dietro le linee per noi, che Gesù lo diceva come una metafora per noi. Right. What is meaning sarcastic? Qual è il that in my name? You will use my name for your benefit. Qual è il significato di sarcastico in questo caso? È che lui ha detto che per il vostro beneficio userete il mio nome. Because you have no love for me. Perché non avete amore per me. Che non abbiamo amore per il maestro, saremo sempre nella percezione del corpo. So until we have no love for the master, we will always no be master. In body master is nothing. No, per il maestro non c'entra niente. Il maestro master is only navigator. Il maestro è soltanto il navigatore. Master and navigator, no difference. Non c'è differenza tra il maestro e il navigatore. Navigator will not work till you not put the address where you want to go. Il navigatore non funziona, non si attiva fino a quando tu non scrivi lì l'indirizzo dove vuoi andare. You write navigator, oh my master, you are my goal. Se tu al navigatore o al tuo maestro gli dite navigatore, maestro, tu sei il mio obiettivo. It will work. Funzionerà. You have to put the address. This number, this place I want to go. Then navigator will start working. No, perché il navigatore è soltanto il mezzo. Devi mettere nel navigatore l'obiettivo, il luogo, l'indirizzo in cui vuoi andare, allora poi il navigatore comincia ad indirizzarsi. And a funzionare. The beauty of navigator is this, who saw the goal. Questa è la bellezza in realtà del navigatore, che è colui che ti mostra l'obiettivo. But I have to drive the car. Navigator will not drive for me. Anche se lui comunque mi fa vedere la strada, sono io che devo guidare la macchina, non lo fa lui per me. I have to put the fuel and a mobile in the car. Navigator will not put for me. Sono io che devo mettere benzina o diesel nella macchina, non me lo fa il navigatore. I have to check the water and I have to check the tire, that air is there. Navigator will not do for me. Devo controllare l'acqua del radiatore, se le gomme sono gonfie, non è che lo fa il navigatore. Navigator will say, you go left, you go right, you go straight. Il navigatore mi dirà soltanto gira a destra, a sinistra, vai dritto. And navigator say left go, I go right. Però che succede? Che il navigatore mi dice vai a sinistra e io invece giro a destra. He say go straight, I take that left turning. Il navigatore mi dice continua dritto mentre io vado a sinistra. I follow the navigator. Quindi sto seguendo il navigatore? He will say one, two times, please turn back, please turn back, and I not follow that. Allora c'è il comando vocale che poi mi dirà rintornati, prendi la strada giusta, rintornami, prendi la strada giusta, però io imperterrito continuo a non seguire. After some time he will stop talking to you.
Dopo un po' non ti dice più niente, si ferma. Understand. Chiaro? That day I got reached the goal. Il giorno in cui io raggiungerò l'obiettivo. And I reached time before time. In tempo? Or before time. Oppure prima, addirittura che il navigatore mi dice lo raggiungerai in questo tot di tempo, io lo raggiungo anche prima. Then I start loving to navigator. I believe to navigator. Allora comincerò a credere nel navigatore, comincerò ad amare il navigatore. What goal is Krishna? Per prima cosa il navigatore mi dice che l'obiettivo è Krishna. Because we are soul, we have to know the super soul. Perché noi siamo anime, quindi dobbiamo realizzare e conoscere chi è la superanima. Then he said, make relation. E quindi ci dice, crea una relazione, relazionati. And we believe and make the relation. Noi ci crediamo e quindi facciamo questa relazione. The navigator give you one thing. Poi il navigatore ci dona una cosa, feeling. I sentimenti. And I feel. Sentimenti molto elevati. This is a must in my life when the feeling and the high feeling start coming. This is the must of navigation. Ed è questa la misericordia nella nostra vita che riceviamo dal navigatore. This quando is the of that I reached. Before time to the place. Quando noi riceviamo i sentimenti ed incrementiamo questi sentimenti, questa è la sua misericordia quando riusciamo a raggiungere l'obiettivo anche prima del tempo determinato. We have more time to do more things. E così che poi abbiamo ancora più tempo per fare più cose. And we start allora soltanto quando raggiungiamo questo stadio realmente cominceremo ad amare il navigatore. So, in the, we say Eastern Star. Quindi se spieghiamo tutto ciò in parole, in termini filosofici, per prima cosa c'è l'istanista, then gurunista, dopo avviene la gurunista. Then Sarupanista is coming. Dopo la Svarupanista. You see the way. Without navigator, mercy is not possible. But navigator is not my goal. Quindi questa è la via. È vero che senza il navigatore noi non possiamo ricevere questa misericordia, però comunque dobbiamo capire che il navigatore non è il mio obiettivo. But the, by mercy of navigator, I can reach earlier in my life to the goal. Però questo è certo che soltanto grazie alla misericordia del navigatore io posso raggiungere il mio obiettivo in dei tempi brevi. If not, then very long time takes. Altrimenti, a livello generico, senza avere un navigatore, ci vuole molto tempo. And we have not much time for that. Il nostro tempo è limitato, non abbiamo molto tempo. No, sorry, I have to say about bhakti circumstances. We are living in material life. Quindi voglio continuare inerente alla domanda di bhakti. Che earn noi, money. Che noi dobbiamo essere, siamo inevitabilmente in circostanze materiali con questo corpo, dobbiamo guadagnare soldi. I always push to my devotee earn money. Io stesso in realtà cerco di spingere sempre i miei discepoli a lavorare e a guadagnare. For not for your self pleasure. Però non per dare piacere a loro stessi. For the service. Per il servizio. Work. Lavora, lavora, cucina, clean, pulisci, everything do. Fai qualsiasi cosa. Why not?
Perché this no? is the devotion. If he is the boss of your house, not I'm the servant and you are my boss. Questa è la devozione, quando faccio te, la mia stadeva, il capo della casa, non io. Quando faccio loro, il capo di casa, quella diventa devozione. Cos'è devozione? Same thing what we do in day-to-day life, when I do for myself, is a karma. Le stesse cose che io faccio nella vita di ogni giorno, quando sono diretta a me, diventano karma. And when I do for you, is a Krishna Prem. Mentre quando le faccio per te, diventano Krishna Prem. For you. Per te. You have to be one. Then zero keep, no problem. Uno deve stabilire l'uno e poi può aggiungere gli zeri, non c'è problema. And you make many heroes in life, and then you put the one. What is the number? Se però tu prima metti molti zeri e poi alla fine metti uno, allora che numero viene fuori? What is the number? Zero. Zero, uno, tra zero e uno. But one is first and put the zero, what will be happen? Però se questo uno lo metti all'inizio e poi aggiungi molti zeri, quindi questi zeri li metti dopo, che numero diventa? All will be devotion. Understand bhakti. Quelle stesse azioni, quegli zeri diventano devozione perché sono dopo l'uno. Se però li metto prima, non sono devozione, è chiaro? Yeah, other questions. You had a question. Io volevo chiedere a Krishna nella Bhagavad Gita. Dammi il microfono. Give the Bhagavad Gita. Where is the Bhagavan? I cannot answer only without reference. This is my nature. Dillo che lui lo sa, braccia la sud, lo sa tutto. Give the mic. Give the mic, not for you. What do you ask me and give the mic? Krishna nella Bhagavad Gita dice. No, I need the scripture. She will say, so maybe it will come in the mind of someone, where is the reference? Okay. So first she will say, maybe with the nose of Jana Maharaj or someone present here. She will give the hint and then it will come. Somebody. Someone will remember. Dice che è lui che comunque dall'interno guida ogni nostra azione, no? Che quindi è lui che decide ogni passo che fa l'essere umano, no? Quindi mi chiedo. Krishna says that he is the one, every our action is the one who controls, who guides step by step. Uddhava, where is this? Uddhava? Yes, I don't know. Yeah, I'm looking. I don't know this one. Find out, then I can explain. I don't explain like this. Guru Dharji Shagel, lui risponde solo. Arjun Dharji said that he say, I'm the only one who controls everything. But I want to see the difference. And he's giving Guru.
In the first chapter, che vuole rispondere soltanto se uno fa una domanda. Yeah, you can give, then I will see, and then I can answer. What chapter, which is low? Però lui vuole il verso, vuole quello che vuole che leggi proprio un verso. Why I do this? Because people not understand. And in the verse 60, in verse 61 of chapter 18. Verse 61. Capitolo 18 of the last chapter. 61, capitolo 18, verso 61. Pardon. You read now, you say. You read, Uddhav. The Supreme Lord is situated in everyone's heart. Wow. Il Signore Supremo è situato nel cuore di ogni essere. O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities. E dirige quindi le azioni di ogni entità vivente. Who are seated as on a machine made of material energy. You see, i quali yeah. sono situati in una macchina fatta di energia materiale. Who is sitting in the material energy? Read again this line. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna. Arjuna. And is directing the wanderings of all living entities. Wandering, surprising. Wandering means what? English. Walking around. Wandering around, walking around, lost. Walking around. Yeah. Why not you see me? I'm here. You don't want to see me. He's waiting for me. And I don't want to see him. He's sitting inside. He's watching everything. And wondering, surprising also. Why is he engaged in material circumstances? Why not he see me? I not see. I see everything. I know everything. Yes. Go on. Wondering. Wondering is, I feel, this wondering is surprising. This is so innocent. He don't understand me. I'm sitting inside and he's searching in material things. Translate. Yeah. Gurudev, da questa spiegazione che la parola wandering, qui definita come girovagare, che Krishna dice sono situato nelle anime che girovagano per il mondo, che passeggiano per il mondo, ok, in cerca di qualcosa. La Guru dice che wandering, che sono sorprese, che girovagano e non sanno cosa stanno cercando. E quindi Krishna è sorpreso perché dice sono situato all'interno di te, riferito all'anima vivente, e però non ti vuoi connettere con me. In realtà cosa stai cercando? Nonostante sono dentro di te, ancora non ti relazioni con me. Yeah. What is your question on the verse? She had the question on the verse, right? No. Sì, volevo sapere quindi qual è la nostra... non esiste in realtà, la libertà è un'illusione, perché se Krishna nel cuore che guida i passi di ogni essere, in realtà noi come possiamo fare qualcosa di diverso da quello che lui dall'interno ci spinge a fare? So she said that actually... And it seems that in this verse, Krishna is saying that he is directing all our actions. No, directing. He is wondering.
of the wandering living entity. Here is referred to. Huh? Read. Again read. I have to understand. He is sitting in the read bhaiya line. Read Uddhava. The supreme law, it's one sentence, one long sentence, one long verse. The supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna. Ah, he's sitting inside me, situated. Yes. We live in el cuore di ognuno. And the supreme Lord is directing the wanderings of all living entities. The wanderings is of the living entity, here he's saying, not of Krishna. The wandering means people going around. Is that like that meaning? That the wandering of the living entities, like the research of the living entities, people are researching. So is there writing that? There is no. Wandering, he is wandering where he is going. No. Wandering means referred to the living entity. Right, Uddhav? Yes. Yes. He is wandering. No. The Supreme Lord is wandering. Try to understand. Ok, allora cerchiamo di ascoltare il significato nascosto. Il Signore Supremo è a living entity, he will not wander that. He no recognize me. He is wander. I'm sitting in the heart and you are not looking to me, you are looking to material world. Quindi Krishna dice, l'anima vivente non mi riconosce, nonostante io sia situato nel suo cuore, lui è alla ricerca di altre cose nel mondo materiale. Non mi riconosce. I don't understand what is your mind is working. Io non capisco, Krishna dice, come funziona la tua mente. Soul will always looking to super soul. This is the nature of the soul. L'anima in realtà ha la natura di essere diretta, di cercare di vedere sempre verso la superanima. I forget this, so is wandering. Però io me ne sono dimenticato e quindi sono a spasso, alla ricerca. I'm sitting and he is working for material senses and body and for his enjoyment only. Krishna dice, io sono situato nel suo cuore, però l'anima vivente è impegnato soltanto alla gratificazione dei propri sensi. You are living entity, I am living entity, everyone is living entity. Tu sei entità vivente, io sono un'entità vivente, tutti quanti sono entità viventi. So you wonder, you are living entity and you cannot see me? Quindi io mi chiedo, sono stupefatto che tu sei un'entità vivente e non riesci a vedermi? Now, go on. Go on, Maya, Uddhav. Yeah. The living entities who are seated like on a machine seated. Made of material energy. No. Seated. Sitting. Ah, where you are like sitting? It's like they're sitting on a machine made of material energy. Ah, sitting. Surprising. Wondering. It's surprised. I wonder what happened. He wonder that I am sitting and he no see me. He is to the my material and energy is looking. Quindi Krishna è sorpreso perché dice sono situato nel loro cuore dell'entità vivente e non mi riesce a vedere. È impegnato soltanto a sbrigare cose della natura materiale. We don't want to see me. Io sono seduto nel suo cuore ma non riesce a vedermi, non mi vuole vedere. The moment I will believe this, I will not wander for material things. Però io come anima vivente, nel momento in cui ci credo che Krishna è situato nel mio cuore, allora non sarò più alla ricerca di cose materiali effimere che sono all'esterno. Then he wander. He
my living entity, he forget himself and he was sitting some other place. Quindi Krishna è sorpreso e si chiede l'anima vivente, nonostante io sia situato nel suo cuore, è seduto, impegnato in qualche altro luogo. Io sono situato nel suo cuore, ma essa è situata da qualche altra parte. You surprise. Read from what word? Sitting. Where I'm sitting, my mind is there, I sit there. Mm. Where is my mind? I'm sitting there. Io sono seduto, risiedo lì dove va la mia mente. My mind is my soul, I'm sitting there. And my mind is out, I'm sitting there. Se la mia mente è assorta dentro me, allora significa che sono più diretto verso la coscienza dell'anima. Se però è concentrata all'esterno, allora sarò seduto lì dove sta pensando. Right or not? Giusto? Mm-hmm. Where is my mind? I'm sitting there. Io sono presente lì dove è la mia mente. Mind make me to sit. La mente è la cosa che ci fa essere situati, che ci fa essere presenti fuori o dentro. Perché le grandi anime hanno, ci hanno dato il Manashiksha, cioè gli insegnamenti della mente, come insegnare alla mente. Sit with your reality. Far sedere la mente con la realtà. Not sit in my material energy. Per non farla sedere nell'energia materiale. You will not get me there. Perché tu non mi otterrai mai. Go on, please. That's all. Udabi. Material energy. The purport to mean, or that's the verse, Gurudev. No, read again. I want to repeat it. Okay. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Machine is my computer. Yeah. My computer. Sitting, I'm sitting in my material energy. Ci si dice che le entità viventi sono situate nella macchina dell'energia materiale e Gurudev spiega che questa macchina è la mia mente, come un computer. My computer machine is not working for reality that here is sitting. But the big question from the Italian sister in Mungermandir there is, does it mean that we are not independent as living entities? No, we are all independent because we are Prabhupada read Bhagavad Gita. 10, 12, 13, 14, 15. Open. Quindi la domanda di Moini diceva che sembra da questo verso che in realtà l'anima vivente non è indipendente. Il Guru dice no, in realtà è indipendente. Guarda un altro verso della Bhagavad Gita. No, 12, 13, 14. 12 chapter, 13, 14. Capitolo 12, verso 13 e 14. Chiudete 10, 14, 15. È difficile. No, ma dice giustizia. Non vuoi sentire. 12, 13. Non si spiega preoccupato. Scusa, Shridhar. Se, no, no,
aspetta. Yeah. Vuole spiegare questo verso, aspetta, tieni da. Capitolo 12, verso. Capitolo 12, verso 13, 14 e 15, in sequenza. You read the Shira there or in no, you have to read. Yeah. Okay, you okay. Read. We have 12. We have here Braja. You would have. No, you have to read. Okay, here comes one. One who is not envious. My kid, yeah. Wait. I need more voice. Yes, again repeat. One who is not one who is not envious. Not envious. Wrong one thing. Colleague non è invidioso. Very good. One is not envious. Not envious. First, I have to check this. Per prima cosa devo controllare questo. Sono invidioso o no? Go on. Vai avanti. One who is not envious, but who is a kind friend to all living entities. Kind to all living entities. Gentile verso tutte le anime viventi. Who does not think of himself as a proprietor, as an owner. Colui che non si considera essere il proprietario, il controllore. Who is not think that he is the proprietor. Colui che sente di non essere il proprietario. This is the condition. Questa è la condizione. This is the devotees that are dear to Krishna. Dear, naturally Krishna says I'm dear to them. Ah. Krishna dice che è caro ai devoti che hanno queste qualità. Krishna says I'm only dear to them. Krishna lo dice che io sono caro soltanto a questo tipo di devoti. Not I say that he is my dear. He said that I'm the dear of those people who do that. Non è che sono io che dico Krishna è caro a me perché io ho queste qualità. No, è Krishna che dice sono io caro ai devoti che hanno queste qualità. Who has this quality? Che hanno queste qualità. Read. Continua. Who is free from false ego. This is also what false ego bring to my mind. Colui che è libero dal falso ego. Guru dice è il falso ego che ci porta, moment. Che ci fa essere nella mente. False ego come, I go to the, my body. Nel momento che io sono nella coscienza del falso ego, automaticamente sono nella coscienza del corpo. And think that I'm the boss. E quindi credo di essere il capo. I'm the best. Sono il migliore. This is the work of the false. E questo è il lavoro del falso ego. Right or not? Giusto? Right or not, Buddha? Yes. Right, Ramananda, or not? Yes, Gurudev. Yes. And who is equal both in happiness and distress? Repeat this. Not is. Repeat. The false. No. Repeat this. False ego. Repeat the false ego. Who is free from false ego and hello. Free from false ego. Colui che è libero dal falso ego. Free from false ego. He has to be free from false ego. Il devoto deve essere libero dal falso ego. The moment I go in the clutch of false ego, Maya starts.
perché dal momento che io sono sotto l'effetto, sono sotto il controllo del falso ego, allora significa che sono sotto maglia. And equal both in happiness and distress. Yeah. Colui che rimane in uno stato equanime sia nella felicità che nel dispiacere. Because the belief. Questo devoto può rimanere equanime perché ha fede, crede. Free from false ego. Libero dal falso ego. Who is always satisfied and satisfaction? Yeah. Che è sempre soddisfatto. Where is living, you know? Because he's living in his soul. Colui che è soddisfatto dove vive? Vive nella coscienza dell'anima. He's satisfied. E quindi è soddisfatto. Because he's not in false ego, he's not going in the mind. Perché non è preso dalla mente, perché non vive nel falso ego. Yeah. And who is engaged in devotional service with determination. E che è impegnato nel servizio devozionale con determinazione. And whose mind and intelligence are in agreement with me. Whoop. Abbiamo riperso il contatto? Di sì, abbiamo riperso. Kishori.
c'è un messaggio che non hanno elettricità? Può essere? My mind say live in the false ego, fight with others, you are the boss. La mia mente ci dice vivi nel falso ego, litiga con gli altri, sei tu il capo al falso ego. My mind and intelligence is not harmonized in between. E quindi in questo modo non c'è armonia tra la mente e l'intelligenza. And that is my suffering, that is my suffering. E questo è ciò che ci crea sofferenza dentro di noi. Who is gonna harmonize it? Mind and intelligence. Are all things is like this. Then Krishna say, they are my dear. E coloro che riescono ad armonizzare la mente con l'intelligenza, allora Krishna li considera essere suoi cari. Read the last line, what Krishna say. Uddhavji, read. Voice not coming. Yeah. Uddhavji. Who is always satisfied and engaged in devotional service with determination. Satisfied. Colui che è sempre soddisfatto di essere nel servizio devozionale con determinazione. Soddisfatto. Full of satisfaction. Pieno di soddisfazione. I have no satisfaction, the mind is searching something else. Io non sono soddisfatto e quindi la mente mi va da qualche altra parte. Right. Se però io sono soddisfatto, allora la mente non andrà da nessuna parte. Right or not? I think so. My mind goes there. Quando io però non sono soddisfatto, allora la mia mente va di qua e di là. Means I say I am not satisfied with you, Krishna. Significa io Krishna non sono soddisfatto con te. You are not good Amazon. I will change your company. Tu non sei un bravo rappresentante di Amazon, non soddisfi tutti gli ordini che faccio. La tua ditta non funziona bene, non mi mandi l'ordine in tempo, i resi, in casino, cambio compagnia. Your intelligence is not harmonized with your mind. Mind is working some other place. La mia intelligenza non è in armonia con la mente, perché la mente lavora e diretta verso qualche altro luogo, da qualche altra parte. I know see my mistake. I catch the mistake of the Krishna. Io in realtà non vedo quali sono le mie lacune, i miei errori, però prendo in considerazione soltanto gli errori di Krishna, che lui non soddisfa ciò che io desidero. I don't believe in the soul. And he's living in my heart, he's watching everything. Io non credo nell'anima, però lui in realtà è situato nel mio cuore, quindi come controllore supremo, quindi può controllare, può vedere tutto. I select the seat of material chair. Io preferisco la poltrona della natura materiale. Sakuni mama, no Krishna. When the Kaurava Pandavas playing the gambling, he was sitting beside me. He no want to see Krishna. Quando i Pandava con i Kaurava giocavano con i dati, allora who was that? With Shakuni? Shakuni mama. Is my game. Gambling. Shakuni mama was everything. Shakuni mama was the pushing to them to come for gambling to lose everything. Quindi Shakuni mama era che spingeva così che loro potevano fare il gioco con i dati per perdere tutto quanto. False ego. Quindi questa rappresenta in realtà il falso ego. Sukracharya. Sukracharya. Pandita. Sukracharya. Wrong teaching.
gli insegnamenti scorretti di Shukracharya. Then Krishna was. Allora Krishna poi cosa ha detto? And whose mind and intelligence are in agreement with me. Agreement, no agreement. Check it. Everyone check his mind and intelligence. Quindi Krishna ha caro a sé colui che ha l'intelligenza e la mente in armonia, d'accordo con lui. Però noi abbiamo questo accordo, abbiamo questa armonia, dobbiamo controllarci. They are fighting inside. In realtà no, non ce l'abbiamo. La nostra mente combatte con la nostra intelligenza. The intelligence stop me, but my mind don't stop it. Io per qualche ragione la mia intelligenza si ferma nel dirigermi verso il Signore, però la mente non si ferma, continua. Quindi questa è una battaglia che abbiamo interiormente. Glorify my Prabhupada. Voglio glorificare il mio Prabhupada. What a beautiful word. And this, if what he say, if I do that way, then what Krishna said? Same thing. Same Priya. Same Priya, he is very dear to me. And then? He is very dear to me. Yeah. Who say? Krishna saying this. I don't say this. And when he said that you are my dear, then he will start doing everything for you. Quindi Krishna, Krishna dice che colui che ha tutte queste qualità è caro a sé. E quando Krishna dice ad un devoto che gli è molto caro, allora lui farà tutto quanto per quel devoto. Then why need to bother to you? Quindi uno non avrà più motivo di preoccupazione. You will say, you are my dear. I will take care of you. Yeah. Perché lui dirà, tu sei molto caro a me, mi prenderò cura di te. Believe his words. Credete alle sue parole. Life can change. Yeah. La vita può cambiare. Thank you. Sorry, I can go long time. Short time. There is some program of work. Sorry. Sorry. I don't think it's there. I don't know. My mistake if I take the time of others. Scusatemi, ci siamo prolungati. Mi sa che ho rubato il tempo a qualcuno che è dopo di noi, ma mi sa che non ci sta nessuno che dispiacere. Dina Dayal, sorry, Dina Dayal say he cannot do the program today because of internet problem. My dear, we have also internet problem, but we always want to connect with you with the mercy of Krishna. He connects us. Sundaram Babu ha detto che oggi il devoto che tiene il programma, che in teoria è dopo di questo, non può farlo perché ha dei problemi di internet. Allora Gurudev dice, anche noi abbiamo sempre problemi di internet, ma nonostante ciò proviamo sempre a connetterci perché vogliamo la vostra misericordia, vogliamo Why? Essere connessi a voi. Why? Perché? I want to feel that I'm eternity. In Mama Sanatri, please. Perché io voglio sentire che sono eterni con tutti voi a casa di Ramananda Sanatani. Ben What's going on? Is us? Who are you?
You know? How are you? Welcome back. So how was the trip? Thank you for giving time to me. Nobody asks question answers. And I like to talk there because when I was in Italy, I was talking, sharing question answer up to 12. And again, morning 5 start. 4, 5, they come and sit and we share. Only we are sharing on and on and on. Quando viaggiavo ed ero a Terni, condividevamo molto, c'erano sempre domande e risposte ed eravamo lì a parlare fino a mezzanotte. Poi verso le 4 o 5 di mattina ancora piombavano in camera e iniziavamo a condividere. I was so much feeling love and inspiration from the devotees. E sentivo così tanta ispirazione e amore dai devoti lì presenti. You all inspired me to develop myself. Tutti voi mi ispirate tantissimo per poter migliorare, per poter sviluppare me stesso. This is not mercy I receive from all of you. What is going to happen with my material life? Se io non avessi ricevuto tutta la vostra misericordia, cosa sarebbe successo nella mia vita? So many people take birth and die for useless. Così tante persone nascono e muoiono senza aver combinato niente. La nostra vita utile. Everyone has a fixed time. Tutti quanti hanno il tempo determinato. My time is very short. E il mio di tempo è molto breve che mi è rimasto. But I'm not bothering for that. Però non me ne preoccupo. Però ce ne preoccupiamo noi. We bother. Not you. No, no need to bother. I will never go out from Mama Sanatani. I will always be with my mama. I said and I do that. Non preoccupate perché sarò sempre per te che Mama Sanatani non fuori. I keep relations and I believe in relations. Io mantengo relazione perché credo nella relazione. And I believe in feelings. E credo nei sentimenti. And I want to increase my by all of your help. E grazie al vostro aiuto voglio incrementare i miei sentimenti. How? Come? And develop feeling is Mahabhav. I sentimenti più elevati, più sviluppati, che vengono definiti come Mahabhav. Mahabhav feeling. Bhav is with rasa. Bhav with rasa. Il bhav è con il rasa. Bhav is radhika. Il bhav è radica. And radica so visa Krishna. Rasa è Krishna. Without radica, there is no rasa. Senza radica, senza il bhav, senza sentimenti, non ci può essere rasa. How and rasa, there is no ananda. E senza
Bhav e Rasa insieme non ci può essere Ananda. No Ananda. Non c'è Ananda. Ananda can come with the feeling and Rasa. Ananda può avvenire soltanto se ci sono il Rasa e il Bhav. Grazie, grazie. Yeah. Good. We do like Tarni Gurda. We just sitting with you and Gurda detto è finito, ha detto no, famo davvero come quando era a Terni, stiamo seduti con te, tu fai tranquilli, stiamo. Gurudev, nobody want to go. I don't want to go. We are always together. Dice anche io non voglio andarmene, siamo sempre insieme. We are all brother and sister. Siamo tutti fratelli e sorelle. So love you never. Quindi ama il prossimo, il tuo vicino. Gesù ha detto e ci ha insegnato di amare il vicino. Il vicino, non solo il vicino di casa, ma chiunque si trova vicino a noi. Che uno deve amare chiunque. Never go in conflict. Non entrare mai nel conflitto. That is the meaning of love. Questo è il significato di ama il prossimo, ama il tuo vicino. My ego make conflict. Il falso ego è ciò che crea il conflitto. Is my sensitivity. È la macchina dell'energia materiale. I don't believe the words of Krishna that he say you will become my fear. I don't believe this. Io ancora non credo alle parole di Krishna dove lui dice che io posso diventare il suo caro. Only we have to teach to our mind. Dobbiamo soltanto insegnare alla nostra mente. And for that we have to read Manasika. E per fare ciò dobbiamo leggere il Manasiksha. Oh mind, you are my friend, help me. Noi dobbiamo dire alla nostra mente, oh mente, tu sei nostra amica, aiutami, ho bisogno del tuo aiuto. Don't confuse me, mind. Non mi confondere, mente. The manovritti, circle of the mind is making problem. Il manovritti, il circolo della mente, ciò a cui la mente medita è direzionata che ci crea il conflitto. We have to pray to mind. E quindi dobbiamo pregare alla nostra mente, per favore aiutami. And start to come to your chittavritti from the heart circle. E dobbiamo quindi spostare la nostra vritti nella chittavritti, nella vritti del cuore. The circle of the heart. Che significa il circolo del cuore. You see that Jesus also showing to the heart. Anche Gesù mostra il cuore. And chittavritti also show to the circle of the heart. E anche chittavritti è ciò che ci mostra il circolo del cuore. Ciò che riguarda il cuore. Then manovritti can be in harmony. E allora dopo la manovritti, la mente può essere in armonia.
The Amidi. Radhe, Radhe, Gurudev. Radhe, Radhe. Nice to see you. Nice to hear from you. Sometimes they ask, I not qualified too much. I just don't know. My English is also not good. I have nothing qualification. Bless me that I can develop my devotion. It's still missing. Put it to my mind. In my East Devi, Radhika. I can grow my feelings more and more. I need all of your blessings. I will give you. You love me, you will bless me. Please. Radhe, Mama, bless me. Yes. I'm here. Oh. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe, where you are? I'm not looking at you. Here. I'm sitting there. Oh. Near Ramananda. And who is this baby? Oh, yeah. Oh, now I see. Oh. Oh. Maybe Lila. Ah, that's Saranagati. Lila. Saranagati. Lila is also listening very sweetly. She loves me, but Papa and Mommy bringing to her that I should start to become dual. You see, when she sees is looking one point here. Yes, Lila, you yes. Will cover it. Yeah. Oh, Gita, how are you? Angry with me? No. No, Radhe. Radhe. Sri Radhe. 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 Radhe.